Disagi oggi a Firenze per chi si sia trovato a passare per la zona della stazione. Vedete qui alle mie spalle un cartello che indica la chiusura della preferenziale di via Valfonda, chiusura dovuta alla riparazione di un tombino per Publiacqua, una chiusura che ha fatto sì che autobus e autoveicoli fossero tutti dirottati verso la zona di via della Scala. Vedete lunghe code qui al semaforo, le macchine in attesa, gli autobus che parcheggiano perché non possono chiaramente passare per la preferenziale, preferenziale attraverso la quale, ricordiamo, fino ad oggi sono passati gli autobus, mentre invece a partire da sabato potranno passare anche le macchine. Ma vedete, ecco, il traffico un po' si muove anche perché i vigili urbani è da questa mattina che stanno cercando di dirigere le auto e regolamentare un po' questo flusso. Ma andiamo a vedere in dettaglio quelle che sono le conseguenze sulla viabilità di queste chiusure. Vedete al semaforo in azione la polizia municipale proprio per aiutare gli automobilisti a seguire queste indicazioni a causa dei lavori. Ecco. Ecco qui vedete viale Valfonda transennata, transennata come si è detto per dei lavori su un tombino a cura di Publiacqua, transennata fino a quando poi riaprirà, una riapertura che dovrebbe poi essere definitiva, qui cambierà la viabilità, qui finalmente si libererà il traffico, uno degli imbuti della città, traffico che in uscita dalla stazione era costretto a transitare qui per Piazza Adua fino a incanalarsi nelle strade più strette per poi uscire nuovamente sul viale. Ecco, a partire da sabato, sempre che appunto i lavori qui sul tombino riescano a terminare in tempo, la viabilità qui dovrebbe completamente cambiare, non più soltanto i mezzi del trasporto pubblico locale, ma tutti i veicoli, macchine e moto.